E venendo a Roma in treno ho preso qualche appunto e dopo mi sono ricordata una lettera, la prima e l'ultima che ho scritto ad un ministro della giustizia il 7 febbraio del 2007. E la prima e l'ultima perché quello che mi ricordo del dopo è stata una continua richiesta e ricerca di attenzione anche per quello che era la mia vita, cioè quello che sarebbe stato il mio dopo. E così mi sono trovata ad affrontare i primissimi tempi di riabilitazione emotiva e fisica, dovendo condividere i miei spazi vitali con il mio ex marito, che era in libertà vigilata e si doveva tenere da me a distanza di 1 chilometro. Io vi invito ora a chiudere gli occhi e pensare quant'è 1 chilometro. Ci avete mai pensato? Io sì. E in quel chilometro mi sono trovata a occuparmi di me, della mia riabilitazione, sapendo che potevo contare solamente su di me, su nessuna legge, perché come si è il mio caso questa è la legge, e su nessun buon senso e nessun ministro, perché infatti la risposta arrivò tardiva, vaga, cioè non mi diceva, in fondo mi diceva niente di più, faremo così, vedremo, eccetera, ma intanto io ero lì. E quindi importante per me è stata la mia famiglia, come diceva Caritizia, prima che siamo conosciuti, il mio avvocato, la mia famiglia, importante è stato affidarmi a uno psicoterapeuta, perché è fondamentale per lavorare quello che c'è successo, e non mi è stato risparmiato niente. Perché curarsi, rialzarsi costa molto, moltissimo, in termini emotivi, fisici e anche economici. Io non ho ricevuto nessun aiuto a parte dello Stato. E, però oggi sono qui a parlare con voi e questo mi basta. Allora, io che vorrei dire che sicuramente oggi il pensiero vale donne che non ci sono più. Ma vorrei che il pensiero andasse anche alle donne che sono sopravvissute, che spesso non hanno rifugio, non hanno nessuna possibilità economica per trovarsi un buon avvocato, per difendersi con perizie, con periti, e che non hanno la possibilità di curarsi come l'ho avuta io, e sicuro che è importante, che non hanno un lavoro, non sanno dove andare. Allora sono tutti quei casi che quando lo sentiamo sul giornale, magari ci diciamo che bello, questa donna ce l'ha fatta, no, magari ci emozioniamo e poi non ne pensiamo più e passiamo al prossimo caso di cronaca. Invece è importante quello che fanno tanti centri di antiviolenza, è importante l'assistenza delle persone che si occupano di noi, è importante tutto questo. Vorrei uno Stato fosse più attento al reinserimento delle vittime nella società, perché molte di queste donne rimangono meno male, non possono neanche tornare al lavoro, non possono neanche pensare al loro sostentamento. Quindi vorremmo stato che fosse più attento alle vittime come lo è con i nostri assassini, io li chiamo così, per i quali il reinserimento alla società sembra così importante, perché se è vero che per loro ci sarà un dopo, è vero che per noi c'è stato un prima, un durante e un dopo. Prima è ciò che eravamo, il durante è quello che abbiamo dovuto attraversare e capire, e dopo è quello che riusciamo a fare della nostra vita con quello che ci è rimasto. Grazie.